Sottoporta Show, 26esima ed ultima puntata di questa prima stagione. Come promesso, abbiamo Angelo Angelotti del Napoligno. Ciao Angelo, ben ritrovato con noi, come stai? Ciao, ciao a tutti, buonasera, buonasera agli ascoltatori, ai lettori del Napoligno, a tutti quelli che ci stanno seguendo. Io sto bene, quindi sono contento di essere intervenuto proprio dopo la mitica Lina Sassi, anche se non ho Bene. potuto ascoltarla. Non ti preoccupare, poi d'altronde c'è il podcast, esiste anche per questo. Anche per questo, sì. Allora, io ti presento anche Ciro Gaipa di napolicalcionews.it. Ciao Angelo. Salve, E ciao, buonasera anche Ciro, ciao. il nostro co-conduttore Federico Mancini. Ciao Angelo, piacere. Ciao Federico, buonasera, grazie. Allora, parto subito io con una domanda. Allora, siamo nell'imminente, siamo a poche ore, ecco, diciamo, non troppe, però ci stiamo incamminando verso Napoli, frosinone, ultimo impegno appunto stagionale degli azzurri e in generale del campionato. Fra record e tante altre cose, Sarri è preoccupato invece dell'ambiente. E anche tu lo sei, cioè, secondo te ci deve esserci un ambiente più compatto per vincere questa partita? Guarda, sicuramente sì, perché il Napoli ci ha abituato a parecchi alti e bassi e cali di concentrazione. Io da poco ho letto la dichiarazione di Sarri. Noi in realtà già ieri tra di noi abbiamo visto e ci eravamo un po' preoccupati perché abbiamo visto il tweet di Mertens, o comunque Mertens con la tuta della nazionale belga che diceva aspettando gli europei. Insomma, già lì ci siamo un po' iniziati. Cioè, Effettivamente. ragazzi, ma questi lo sanno che sabato si gioca la partita, una partita fondamentale, una delle 3, 4, 5 partite fondamentali della stagione? Poi abbiamo visto il video pure lui che si è andato con la Vespa per i Vigo. Insomma, io allora volendo fare il drammatico e il tragico, quello stamattina scherzavamo anche tra di noi, ho pubblicato nel nostro gruppo i numeri di Napoli-Frosinone. E leggevo che Napoli-Frosinone è sempre finita in parità. Ora non voglio fare, insomma, ridevamo tra di noi, dice, ho pubblicato sta cosa, i numeri sono a favore del Frosinone, diciamo, Ecco, perché ecco. sia in Serie C che in Serie B entrambe le partite sono finite 1-1. Allora, Ecco. forse basterebbe questo per richiamare un po', diciamo, la concentrazione, perché siamo abituati noi a una squadra che ha sempre sofferto moltissimo i cali di concentrazione, ma dai tempi di Mazzarri e forse pure prima di Reina, cioè la classica squadra che viene meno nelle cuciture, come si suol dire. Beh, speriamo che questo non sia un caso, ecco, dai. No, la Sarebbe partita è quella gravissimo, che è, ecco, in insomma, tal senso. sì, la partita è semplice, il Frosinone non ha niente da chiedere, insomma, però diciamo pure che tempo fa sentivo che nell'ambiente Milan, per dire, non era molto ben vista, soprattutto dai giocatori, una partecipazione all'Europa League, così sentivo nelle varie trasmissioni, ora non mi ricordo quale. Ora pensare che il Milan faccia la partita della vita con la Roma lo escludo a priori proprio, quindi io Anche perché c'è la Coppa penso Italia a che breve. questo dopo a favore, diciamo, di questa teoria, appunto, quindi diciamo che la Roma avrà una partita facilissima col Milan, quindi cioè, bisogna stare con, cioè, ha fatto bene, sa, io mi auguro che l'abbia fatto pure, si sia fatto sentire pure negli spogliatoi, perché insomma è una partita fondamentale questa. Credo che gente come Higuaín non c'ha proprio, cioè non abbia bisogno delle parole di Sarri, perché è uno che insomma insegue un record personale, storico per il Napoli, per lui e anche per la Serie A, quindi su Higuaín metto la mano sul fuoco. Poi mi ricordo pure partite che dovevano essere facili l'anno scorso, tipo col Parma retrocesso, e poi insomma abbiamo sudato, ecco, quindi calma e sangue freddo, risolviamola nei primi 10 minuti, 15 minuti e poi festeggiamo, ecco.
Ah beh, sono d'accordissimo con te. C'è anche il buon Ciro Gaipa di Napoli Calcio News che ti vuole fare una domanda. Sì, due cose velocissimamente. La prima, non so cosa ne pensi, Angelo, di questa attenzione mediatica che c'è stata in settimana nei confronti del Newcastle, perché credo che sia stato anche uno dei motivi, no, di questo calo di tensione tra i tifosi nell'ambiente, che si sono concentrati comunque su un altro personaggio e su un altro campionato. Allora, io ti do un elemento in più, Sì. visto che vi offro un altro elemento alla discussione, siccome mi interessa, diciamo, di queste tematiche economiche, il Newcastle ci segue nella questa famosa classifica del Forbes che ha stilato, no? Delle Sì. squadre, 20 squadre più ricche d'Europa. Ecco, il Newcastle è subito una posizione subito dopo quella del Napoli. Cioè, per rendere un po' l'idea, visto che ho visto, insomma, un'esaltazione diffusa su alcune testate, presso alcuni colleghi, il Napoli tra le prime 20 squadre in Europa, no? In termini economici. Ecco, il Newcastle, perché adesso retrocederà con Benitez in via e tutto il resto, segue subito il Napoli di una posizione. Questo, insomma, per far capire un po' quali sono i rapporti di forza. Certo. Poi io non capisco, insomma, allora, questa attenzione, mi sembra molto la storia, insomma, del fidanzato, della fidanzata che viene lasciato dal partner e continua a vivere la sua vita da stalker nei confronti del o della partner. Insomma, Benitez ha fatto le sue scelte, ma retrocederà in B con Newcastle. Lo sappiamo come è fatto Benitez. Se uno integralista che va avanti con la sua idea, la persegue nel bene o nel male. Io sono curioso di vedere tra 2 anni, se Benitez resta ancora con Newcastle, che cosa farà il Newcastle. Non lo so, però io su un anno è difficile giudicare uno come Benitez, Ma neanche pensa, un perché anno, perché poi d'altronde al Newcastle c'è stato pure di meno. pure di meno. Quindi dobbiamo dire che Benitez non è il solito piattone, non sa allenare. No, vabbè. Onestamente non faccio parte di quella schiera. Ci ho detto, va anche precisato che all'interno del nostro gruppo ci sono anche degli estimatori di Benitez, come ci sono cioè di non estimatori di Benitez. Certo. Però io onestamente, a me di quello che fa il Newcastle mi In importa questo poco. momento. E io sono pienamente d'accordo con te. Beh, Cioè, effettivamente è purtroppo. abbastanza paradossale come cosa. Ripeto, a me l'unica cosa che mi interessa discutere del Newcastle, se proprio vogliamo discutere, è che nella classifica forze il Newcastle sta una posizione dietro al Napoli. Su questo i tifosi devono riflettere. Cioè, vogliamo paragonare il Napoli al Newcastle? Cioè, voi guardando le piazze, secondo voi il Napoli e il Newcastle si equivalgono? Bella domanda, Cioè, è una bella domanda. perché purtroppo anche oggi, allora vi faccio un esempio, oggi ho pubblicato un post proprio sul Napoli, vedevo che il profilo ufficiale del Calcio Napoli oggi festeggiava un evento importantissimo. Allora, guardate, ci sono rimasto. Oggi il profilo Facebook del Napoli ha festeggiato la doppietta di Ossena Sì, in un il Napoli-Siena, Siena-Napoli giusto. o Napoli-Siena. Cioè, oggi, ma voi sembra normale una cosa del genere? Non lo Cioè, so. e non solo, e ho dovuto discutere con alcuni tifosi che sulla pagina giustificavano anche questa scelta. Per carità, una scelta che può essere anche azzeccata nell'ambito di tutta una serie di celebrazioni che si fanno quotidianamente di eventi sportivi legati al Napoli. Io non, a questo punto mi aspetterò ad agosto anche la celebrazione della giornata dell'acquisto dei palloni a Bestum, perché in questo passo troveremo anche questo. Ma Però, sicuramente. cioè, ci siamo, perché le nostre posizioni sono piuttosto chiare, però Sì. spesso ho l'impressione che a Napoli si tende a spostare l'attenzione verso altri obiettivi per non concentrarsi e nascondere quelli che sono veramente le esigenze reali della squadra. In seconda battuta anche della città, diciamo, poi estendendo il discorso, diciamo. Quindi, ripeto, anche a proposito molto del Newcastle, manda a farlo apposta, ripeto, il Newcastle è una posizione dietro di noi nella classifica stilata dal giornale che tratta materie economiche. Esattamente. Angelo, io prima di salutarti, se il nostro Federico Mancini ha una curiosità per Sì, te. volevo sapere da Angelo, visto che ripeto come siamo
siamo nella parte, diciamo, conclusiva del campionato e quindi ci affacciamo al calciomercato. Volevo sapere da Angelo la sua opinione sul fatto che se Gabbiadini o meno debba rimanere nel Napoli, vista la situazione. Guarda Federico, allora, per me al momento ragionare sul calciomercato è più facile adesso prevedere l'andamento della crisi in Medio Oriente piuttosto che capire come sarà il mercato del Napoli. Già in tempi normali non si capisce, certo. Il Napoli è incomprensibile, è isterico il mercato del Napoli, cioè, non si capisce. Io mi ricordo ancora, a breve ci sarà un colpo di mercato, no? Non detto dall'ultimo arrivato, detto da un personaggio importante del calcio Napoli, che promise un colpo imminente, un big che sta arrivando a Napoli. Quindi, diciamo, fare decisioni oggi sul mercato del Napoli è proprio un azzardo, una sorta di Mission Impossible. Esatto, per quanto riguarda Gabbiadini, io penso che sia Gabbiadini è un talento nel calcio italiano, cioè io ho visto fare delle cose a Gabbiadini che raramente si vedono fare nel campionato italiano. Vero. Però a questo punto io dico, ma non è meglio riprendere Zapata per cambiare anche, non lo so, volto a quelle partite a Roma? Io sono stato sempre un estimatore di Zapata e mi ricordo che Zapata, soprattutto l'anno scorso, ha risolto un paio di partite, me ne ricordo quella con la Sampdoria fuori casa, sulla classica spizzata di testa. Ci è mancato quest'anno, in effetti, cioè, Zapata. Quest'anno Zapata è stato il classico giocatore d'area forte che tiene le partite con le cosiddette piccole, quelle arroccate, difficili da sbloccare, da partire in un modo o nell'altro di partire, anche perché uno che mantiene palla, fa salire la squadra, quindi sa dare, insomma, delle belle sportellate, quindi insomma è uno che Gabbiadini purtroppo non ce l'ha nel DNA, ecco. Questo no, poi ha trovato Higuain quest'anno che insomma ha fatto il fenomeno. Quindi c'è poco da fare. Insomma, c'è poco da fare. Però ripeto, oggi prevedere il mercato della. Io capisco che tanti siti, tante trasmissioni, chiaramente di qualcosa devono parlare. È quindi, vero. Cioè, perché oggi ho letto pure le cose pazzesche. Addirittura Morata oggi ho letto, che Napoli stava trattando Morata. Ma a proposito di calciomercato, ho letto che in un'operazione con un giocatore italiano, che adesso mi sfugge il nome, proprio per la mia avversione al calciomercato, lo ricordo subito, entrerebbe anche nell'operazione Grassi, quindi chi ha giocato assai a Napoli. Cioè, Grassi è stato acquistato a gennaio e rientrerebbe in un'operazione di mercato per acquistare un centrocampista che adesso insomma mi... Vabbè, diciamo, è un giro molto largo, ecco, da questo punto di vista. Cioè, per farvi rendere conto di quello che è il calciomercato. No. Esatto. Noi comunque abbiamo una rubrica al Napolegno che proprio per insomma prendere in giro si chiama Ore Decisive. E quindi ogni in estate facciamo una pagina con tutti i giocatori che vengono trattati, così alla fine del calciomercato possiamo anche noi dire ve l'avevamo detto. Quindi acquistare credibilità, insomma, nell'ambiente. Angelo, io voglio ringraziarti per questa bella chiacchierata e se hai delle salute da fare te li lascio fare. Grazie mille, in bocca al lupo l'anno prossimo. Sarà un grande piacere averti con noi anche appunto a partire dalla prossima stagione. Ciao, ciao Angelo. Ciao, arrivederci, ciao.